Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Ogni settimana a dire più o meno la stessa cosa, però è inevitabile dire che questa è l'ultima occasione per poter entrare in gioco. Infatti mi sono anche un po' stufato di sentire, un mese, due mesi ormai che sono qua, basta far calcoli, basta far tabelle, basta far niente. C'è una partita e questa. C'è un solo risultato e la vittoria. Basta. Dobbiamo andare in campo e tirar fuori quello che fino adesso non si è riuscito a tirare fuori, che non è bastato, magari ci abbiamo messo impegno, ci abbiamo messo tante robe, ma non è bastato per portare a casa i punti. Quindi dobbiamo portare a casa una vittoria. Basta, nient'altro. Vai Fabio. Secondo te nelle ultime partite cosa è mancato per portare a casa una vittoria? Perché al di là che c'è stato l'intervento di Malesani, adesso il cambio di nuovo allenatore, però il dato che emerge è che questa squadra tira pochissimo in porta. Perché? Perché magari se lo sapevamo l'avevamo magari già risolto da noi. Sicuramente ci sono dei problemi che non è che quando prendi gol è colpa della difesa, quando manca il gol è colpa dell'attacco, è colpa di questa squadra. Dobbiamo assumerci le responsabilità, quindi dobbiamo in qualsiasi modo, con la fortuna, con la cattiveria, con qualsiasi cosa vuoi, dobbiamo arrivare a mettere i difensori, a mettere i centrocampisti che lavorano bene, i centrocampisti le punte nel migliore dei modi per far gol. La strada non la so qual è, so che il lavoro, la concentrazione, cattiveria, cinismo sono tutte cose che ti possono portare a far vincere una partita. Dobbiamo, non so in quante dosi, ma sicuramente aumentare tutto questo. Senti, il Siena, un po' come tutte le squadre che ultimamente vi hanno affrontato, si chiuderà. Cioè, probabilmente si è capito che voi soffrite le squadre che si chiudono. Cioè, scusami. No, l'ho visto giocare il Siena, è comunque una squadra che gli piace giocare a calcio, cioè gioca sempre, gioca la palla a terra, con gente che corre. Sì, sicuramente cioè, magari in casa proprio. Sì, vengono a Palermo e dicono vabbè iniziamo perlomeno con questo schema tattico all'inizio e dobbiamo sbaragliare tutto, non ci sono alibi, squadra chiusa, squadra aperta, squadra, non devono capirci niente, non devono capire niente, perché se stiamo ancora qua a aspettare che il prossimo treno non c'è più niente, c'è solo una guerra che ci aspetta. Calciomercato o più Repubblica? Ciao Andrea, tu giustamente dicevi noi dovremmo fare la partita, dovremmo assolutamente cercare i tre punti. Sotto questo aspetto, quanto può preoccupare però la velocità di giocatori come Mecara, Sesto e Rosina che giocano molto bene in contropiede? Dobbiamo essere pronti anche a quello, dobbiamo essere preparati, sapere cosa ci aspetta, sapere che magari andando a cercare di far male possiamo rimanere scoperti e dobbiamo prendere le giuste precauzioni. Lo sappiamo perché comunque studiamo gli avversari per questo e quindi dobbiamo essere pronti. E andare in avanti non può essere anche quello un alibi perché dopo loro possono giocare in contropiede. Lo sappiamo e quindi dobbiamo gestire la situazione nel migliore dei modi in altre, con delle prevenzioni nostre. Repubblica? C'è un problema di qualità, ma non dico che ci sono giocatori scarsi, nel senso proprio di qualità tecniche, di giocatori che non imbucano la palla verso gli attaccanti, che fanno moltissimo lo stesso palla, a girare questo pallone in continuazione con facilità, cioè, non fanno tre passaggi di fila, insomma, anche di più di tre se ne fanno, però manca sempre quel suggerimento. Sì, manca le giocate negli ultimi magari 20-30 metri, ma perché magari in certe partite gli attaccanti hanno dovuto venire per cercare degli spazi, sono dovuti venire troppo bassi, perché magari i centrocampisti non si muovevano bene, quindi noi non riuscivamo a fornire bene i palloni a loro. Sicuramente con il gioco del mister è un allenatore che
vuole il gioco del calcio, il gioco con palaterra, non vuole lanci lunghi, comunque vuole che la squadra abbia un suo modulo di gioco, un suo concetto di gioco, quindi sotto questo punto di vista credo che anche parlando anche con magari ex compagni o comunque chi ci osserva, dice, non siete una squadra da quella posizione di classifica che siete per come giocate, manca quella cosa in più che dobbiamo andare a cercarla magari sul, come dicevo prima, sulla qualità, sulla cattiveria, sull'agonismo, su l'episodio fortunato, perché magari un rimpallo che può cambiare una partita. Ecco, in quelle cose lì dobbiamo metterci più anima, più cuore, più tutto. Scusa, sì. Per completare, si può dire che avete riallacciato un discorso tattico, un lavoro tecnico fatto fino a 3 partite fa, prima che arrivasse una sanità? Ma io con mister Gasperini avevo fatto 2 partite, logicamente l'allenatore è quello che dà l'impronta alla squadra, mister Gasperini ha un concetto di gioco, mister Manesani ne aveva un altro. Questo ti sta a dimostrare che la squadra lavora e cerca di mettere in campo quello che chiede l'allenatore. Certe volte si riesce ad esprimere quello che l'allenatore chiede, certe volte per o deficit della squadra o per bravura dell'avversario non riesce a mettere in campo quello che lui vuole. Però la voglia, la concentrazione di mettere in campo quello che dice il mister, cioè, finora non è però bastata per quello che serve a noi. Giornale Sicilia, TGS, Stadio News e poi riprendiamo con Gazzetta e Calcio. Innanzitutto, rispetto a quando sei venuto, pensavi che la situazione potesse, insomma, essere così complicata?